Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come te già dal titolo, vi parlerò di guide turistiche molto particolari, molto nerd, in quanto queste guide turistiche sono di Topolinia e di Paperopoli. Allora, questo l'ho fatto vedere tipo mi sembra in uno degli ultimi video acquisti. Vi ho mostrato questo cofanetto che avevo pagato 12,90 euro, no, 12,50 perché appunto c'è il cofanetto in copertina super rigido, fatto veramente molto bene, comunque sempre di cartone, con appunto Paperino che faccio vedere appunto guida di Paperopoli, oppure di Topolino con appunto la guida di Topolinia, fatta decisamente molto 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 bene. All'interno del cofanetto troviamo due volumi che sono appunto le due guide appunto turistiche per quanto riguarda Topolinia e Paperopoli, e sono appunto questi due volumazzi, perché io li chiamo volumazzi perché sono veramente giganti e sono molto grossi, e questi vengono in realtà l'uno 4,50 euro, 4,90, però appunto col cofanetto in cartone vengono un pochino di più. Di che cosa parlano questi due fumetti? Come penso che possiate intuire, capire dal titolo, sono letteralmente delle guide turistiche all'interno di queste due città, che sono il fondamento della Disney per quanto riguarda il fumetto di Topolino. Quindi la parte di Topolinia con un Topolino, Pippo, la banda Mastrotti, sì, vabbè, buonanotte. Macchia Nera, Gamba di Legno, e d'altra parte appunto abbiamo Paperopoli con Banda Bassotti, Paperino, Paperotto, qui qua, Lona Papera, Gastone, Paperoga, Paperone. Ok, abbiamo tutta questa banda di gente. Si divide ogni guida si divide in diversi itinerari, e ogni itinerario ha anche una storia legata. È una cosa molto tenera e molto carina anche. Ad esempio, qui abbiamo 6 punti per Topolinia e 7 punti invece per Paperopoli. Abbiamo diverse, ogni, diciamo, ogni luogo che andiamo a visitare ha una storia annessa, quindi una storia del fumetto presa da non so dove, sinceramente forse dalle storie un po' più vecchie, e appunto abbiamo degli itinerari, nell'itinerario c'è appunto una storia che si svolge. Abbiamo una mappa, cioè abbiamo il sommario, e poi abbiamo una mappa per quanto riguarda Topolinia, giusto per farci capire come è fatta Topolinia, come si vede dall'alto, e la mappa praticamente. Poi ci viene raccontata un po' la storia di Topolinia, come è nata, eccetera, eccetera, curiosità, luoghi di interesse. Questa cosa molto 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 nerd. E poi c'è una cosa molto bella, che ad esempio vengono descritte le case dei nostri personaggi più amati. Qui infatti mi viene descritta la casa di Topolino pezzo per pezzo, quindi come sono messe le cose, tutto eccetera eccetera, quindi vedete che tutti seguono queste regole. Poi ci sono diversi luoghi di musei, piuttosto che la città di polizia, piuttosto che la casa di Pippo, che penso che sia una delle più favorite tra di noi. E ogni cosa ha delle spiegazioni, quindi poi con guida turistica vera e propria, e anche delle storie annesse. Stessa cosa accade con Paperopoli, che ci sono appunto, c'è il sommario, poi c'è la mappa, se riesco ad aprirla, di Paperopoli, così che si riesca a capire più o meno come, dove si svolgono le storie. Poi ci sono le spiegazioni della città, i nomi dei ponti, le case, come letteralmente una guida turistica. Cioè, ragazzi, volete andare in vacanza? Andate in vacanza a Topolinia o Paperopoli. E questa è la guida che fa per voi se appunto volete andare in vacanza in uno di questi due posti. Poi sono le cose più disparate, poi ci sono delle storie legate appunto ai luoghi di interesse, come quanto riguarda la Topolinia. Tutte curiosità, un sacco di curiosità, davvero tante. C'è il deposito Paperone, cioè non so, io amo queste cose, quindi se sono l'unica sono l'unica, mi dispiace. Poi la vita notturna con Gastone, c'è il porto, ci sono un sacco di immagini magari inedite, magari diciamo che non abbiamo mai visto e che invece vogliamo magari leggere per andare a esplorare maggiormente i nostri luoghi di interesse. E mi piace tantissimo, queste due guide sono state molto molto interessanti, molto cioè proprio dando buone spiegazioni, e mi è piaciuto per un attimo immergermi in questo mondo disneyano, alla spiegazione di tutti i luoghi, di tutte le vie, con delle storie divertenti insieme. L'ho trovata un'idea molto bella, infatti io,
Vi consiglio tantissimo la lettura di queste due opere che mi sono piaciute tantissimo, soprattutto se avete delle curiosità extra da approfondire, secondo me è una cosa bellissima. E con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se voi avete già acquistato questa box, fatemelo sapere con un commento. Se avete già letto, ditemi cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video.